questa in offerta, l'unico un po', diciamo, preferito rispetto agli altri è il Dixan. Per il resto, per me, l'uno vale l'altro, veramente. Con questo se lo devo scegliere. Veramente tanto, l'ho apprezzato molto, lo ricomprerei. Adesso ne ho un altro che avevo comprato mesi fa, però questo potrei serenamente ricomprarlo in futuro perché veramente mi ci sono trovata molto bene. Intanto apprezzo che il pack sia da 150 ml, che è tanto perché è una full size, ma non è poco, ma non è troppo. Io non amo i prodotti che mi durano 100 anni perché magari poi non mi piacciono, non mi trovo e mi rimango con questa confezione enorme di prodotto da finire. Questa mi è piaciuta, però comunque preferisco cambiarli i prodotti, quindi secondo me questo formato è perfetto perché è una buona via di mezzo, costa poco, credo di averlo pagato sui 5 euro più o meno, meno di 5 euro, e mi ci sono trovata molto bene. Ripeto, lo ricomprerei, magari non a breve, però prima o poi sì. Questo una patina sul brufolo in modo tale che poi tu stacchi quella e si asciuga, cioè si toglie anche il brufolo, la parte secca del brufolo. Ora ho deciso di tenerlo per un sacco di tempo perché non avevo un prodotto simile. Adesso ho degli altri prodotti perché prima avevo un paio di brufoli così, giusto ogni tanto. Negli ultimi mesi, se mi seguite lo sapete, se non mi seguite nel 2022, siamo nel 2024, quindi non mi sembra il caso di tenerlo, anche perché me lo devo
ma ne costa meno perché lo trovate sempre più o meno sui 22, circa 20, 22, massimo 25. Quindi costa meno, ma è di quella fascia. E quindi, sinceramente, è veramente, ripeto, tra i migliori in assoluto. Io lo metto al pari con quello di Too Faced, il Dumb Girl di Too Faced, che è il mio mascara preferito da sempre. Abbiamo di nuovo skincare. Allora, questa è una crema, sinceramente, veramente top. Questa è una crema per il viso. Io mi ci sono trovata benissimo. Ve ne ho parlato. Sempre molto molto secca, a prescindere dai trattamenti, è secca proprio di per sé. E questa crema è fantastica per questo tipo di situazione, con una pelle secca ma a tendenza acneica, non grassa, secca. Infatti questa è della linea per appunto pelle grassa, ma in realtà è una crema idratante fatta apposta, e quindi è proprio, mi è sembrato il prodotto per me in questo genere di situazione specifica. Quindi sinceramente per me ha fatto i miracoli e mi ci sono trovata molto bene. Ripeto che ne ho ancora un altro tubetto e ne ho già finiti due o tre. Abbiamo adesso questo, che è un balsamo per capelli. Devastati, ma non per danni da piastra o per leggera secchezza dei capelli, proprio per situazioni più gravi. In più trovo scomodissimo questo nuovo packaging, perché rimane il prodotto qui sotto, infatti ce n'è ancora un po' e non c'è modo di farlo uscire. Dovrei proprio tagliare la confezione. È un packaging scomodo, quello che avevano prima era più comodo, era più agevole. Questo è carino da vedere, ma è molto scomodo da utilizzare, quindi cioè sinceramente potevano fare di meglio. Ultimo prodotto per il video di oggi, questo, che è di Organic Shop ed è un gel da doccia al cocco, ma questo è una coccola veramente. Mi ci sono trovata benissimo. Avevo provato in passato altri prodotti di Organic Shop e non mi erano piaciuti assolutamente. Nonostante ciò, ho deciso lo stesso
doccia e devo dire che appunto io l'ho adorato perché ha un'ottima persistenza, una profumazione molto forte, molto dolce ma anche estiva e diversa rispetto al dolce vanigliato che è il tipo di dolce che di solito apprezzo di più. Mi ci sono trovata benissimo, avevo un sacco di voglia di andare subito a ricomprarmene un'altra confezione ma ho deciso di evitare perché ne ho già altre da smaltire.